È stato presentato questa mattina l'itinerario ciclopedonale che collega i comuni di Fano e Monbaroccio. I due sindaci, Massimo Seri ed Emanuele Petrucci, hanno presentato alla stampa la cicloarzilla, ovvero un percorso che riprende tracciati già esistenti in zone rurali e boschive, senza interventi di asfaltature o grandi opere, lasciando alto così il valore paesaggistico delle nostre colline. E quindi lavoreremo su strade bianche, sul recupero dell'esistente, sul nostro territorio, su quella che è la valorizzazione delle peculiarità, i nostri prodotti tipici, perché andremo ad attraversare aziende agricole, andremo ad attraversare le nostre vie dell'olio, le vie del vino, e quindi andremo a far sì che il turista o lo stesso abitante del nostro territorio possa apprezzare una collina che va dal Beato Sante fino al mare di Fano. Un territorio che va apprezzato per quelle che sono le chiese, i mulini, tutto un circuito che va anche a potenziare gli argini del fiume Arzilla. Senza interventi invasivi riusciremo con una mobilità sostenibile, green, atta a mobilità elettrica, mobilità assistita o quant'altro, in particolar modo comunque in mountain bike, anche a rafforzare quelli che sono gli argini di un fiume che con questi interventi potrebbe mitigare quelli che sono gli effetti alla foce, viste le gravi problematiche riscontrate specialmente negli ultimi periodi. Un lungo percorso che toccherà varie località. Il progetto parte appunto dal quartiere di Fenile a Fano fino a Carignano, per poi toccare Villa Grande con Monbaroccio attraverso la via del Pontaccio fino alla località del Cairo. Da qui in poi il progetto vede un ulteriore coinvolgimento, quello del comune di Pesaro. Se Pesaro volesse interagire con noi, scendere su Villa Betti e Santa Maria dell'Arzilla e quindi chiudere il circuito ad anello, se invece Pesaro, che ancora non si è dimostrata disponibile, non volesse partecipare a questo percorso, dal Cairo andremo a chiudere internamente per via Turlo e via Bevano e collegare di nuovo le terme di Carignano con un anello leggermente più stretto. Quindi due vallate che si incontrano all'interno delle terme. È una forte attrattiva sia per le nostre persone ma anche per i turisti. Quindi è un'infrastruttura turistica, sportiva, salutare e affascinante, che si unisce insomma a quelle che sono i nostri servizi e le nostre offerte. Ma mi piace sottolineare proprio questa capacità di collaborare insieme e di avere una visione che non riguarda soltanto un territorio comunale ma un territorio più vasto, sapendo che abbiamo la fortuna di avere un paesaggio che va dalla collina al mare, che pochi possono vantare con queste caratteristiche e queste bellezze. Quindi non nascondo la soddisfazione, adesso passiamo al secondo step, che è quello del finanziamento del progetto per poter procedere.